E più precisamente stiamo parlando di, sto diventando cieco, Alessandra Tornimparte. Di nuovo il piacere di presentare Giovanni Biancardi con un altro autore che si cela dietro un nom de plume. E più precisamente stiamo parlando di, sto diventando cieco, Alessandra Tornimparte. Chi era costei? Costei si chiamava Natalia Levi, più nota ai tutti come Natalia Ginzburg. Dal nome del marito. Del marito Leone. E che però, a causa delle leggi razziali, quando pubblicò il suo primo libro per Einaudi, fu costretta a non uscire in pubblico con il proprio nome, Ginzburg o Levi, che erano evidentemente nomi ebraici, certo. Ebraici. Siamo nel 42, quindi proprio negli anni più caldi dell'Italia fascista, ancora non dopo l'8 settembre, e scelse quello di Alessandra Tornimparte come nom de plume. C'è un ben preciso motivo. Dai, spiega. Alessandra era il nome della figlia di Natalia Ginzburg. Ah. E Tornimparte era il nome del paese presso il quale lei si era dovuta ritirare in esilio forzato e presso il quale era indirizzata la posta che le giungeva anche dalla casa editrice Einaudi. Quindi scelse quello di Alessandra Tornimparte in questo libro che è la prima edizione, ha una sovraccoperta, e quando si deve comprare lo si deve comprare con questa sovraccoperta. Sempre. Il 900 compratelo con la sovracoperta, non ve ne pentirete. Se ce l'ha, e che uscì appunto per Einaudi. Questa è Alessandra Tornimparte. Giovanni, grazie.